spiegare l'ultima piaga. C'è stata l'ultima piaga d'Egitto, che era quella della morte dei primogeniti. Quindi questa virulenza, questa decimazione della popolazione, unita al fatto che per 50 anni dopo Amenofi III sia Akhenaton, sia Tutankhamon, sia Semenkara, sia Heli, che era successo a Tutankhamon come faraone, nessuno di questi faraoni ha avuto figli maschi. Quindi si è associato il fatto di questa decimazione della popolazione col fatto che non nascevano più eredi maschi ai faraoni, e quindi si è parlato di questa decima piaga dell'Egitto con la morte dei primogeniti. Però quello che c'è di storico, di reale, è che la popolazione d'Egitto continuava a diminuire. Allora a quel punto Semenkara, che era con la moglie maritata, che era diventato il successore, quindi il faraone, pensarono bene, una cosa che fecero insieme, perché Manetaten aveva, diciamo, una grande avversione per la seconda moglie di Akhenaton, quella famosa Chinie che vi avevo nominato prima, e fu proprio probabilmente lei a, diciamo, ideare questa macabra sepoltura, cioè prendere il corpo di Akhenaton, trasformarlo da una mummia per, diciamo, in posizione maschile, una mummia in posizione femminile, e anche la Redo Funebro fu preso, la Redo Funebre della regina Chie, perché quello fu stato ritrovato nella tomba 55, fu preso la Redo Funebre della regina Chie, che fu messo appunto vicino alla salma di Akhenaton. Però siccome comunque dopo la morte di Semenkara, con l'avvento di Tutankhamon e di Heli, continuavano ancora, come dicevo prima, perché questa virulenza, questa morte, decimazione della popolazione è continuata per molti anni, e Tutankhamon e Heli hanno pensato che no, allora non è un problema di siamo ritornati al culto di Amon, abbiamo riportato la capitale a Tebe, cioè siamo spostati a Menfi, però la popolazione continua a morire, abbiamo ripristinato il clero e la popolazione continua a morire, quindi allora non è Akhenaton, ma voi vedete che il colpevole di tutto questo è proprio Semenkara, ma non Semenkara in quanto persona, ma in quanto l'involucro in cui si era insinuata lo spirito della dea Sekhmet, e quindi stava provocando tutte queste catastrofi, tutte queste distruzioni, servendosi appunto di Semenkara, anche perché probabilmente Semenkara era nato proprio nel periodo in cui era avvenuta l'eruzione di Santorini. Quindi Tutankhamon e Heli, il faraone successivo, decidono di riportare, come dicevo prima, la mummia di Akhenaton nella sua tomba, insieme alla mummia Nefertiti, e prendono la mummia di Semenkara, spogliano la tomba di tutti gli arredi sacri, e questo è provato perché la tomba 55 presenta una sola bara, e solitamente ne sono tre, e questa bara c'hanno a fianco dei vasi canopi, che non sono i soliti vasi canopi, ma sono dei cofanetti, degli piccoli scrigni in cui sono contenuti appunto gli organi interni del faraone, i vasi canopi, però in questo caso, ripeto, non sono vasi ma sono dei piccoli scrigni. Questi scrigni, come coperchio, hanno una raffigurazione, una rappresentazione del faraone, cioè di Semenkara, e combinazione, questa stessa raffigurazione, questa stessa rappresentazione si trova sulla seconda bara, che in questo periodo, mi pare di averlo già detto prima, i faraoni venivano messi come le matriosche in tre bare, e la seconda bara, che conteneva Tutankhamon, aveva come maschera d'oro una raffigurazione del tutto identica, anche come manifattura, quindi anche come artigiana proprio, a quella là dei quattro piccoli vasi, piccoli scrigni che contenevano gli organi interni del faraone. Quindi indiscutibilmente tutto o buona parte dei tesori che appartengono
Caremo, no? La tomba 55, quindi alla tomba di Semenkara, erano stati prelevati da Tutankhamon. E quello che è ancora più, diciamo, atroce, quello che è ancora più tragico per il povero faraone Semenkara è questo, che oggi, quando ci sono, vediamo, ci sono i detriant dell'Egitto, ci sono testi storici, e c'è un'immagine di un faraone su questo, che viene indicato con l'immagine di Tutankhamon, che è un po' l'immagine pubblicitaria dell'Egitto. Bene, quell'immagine non è l'immagine di Tutankhamon, non è l'immagine del faraone Tutankhamon, ma è l'immagine del proprietario della tomba 55, cioè l'immagine di Semenkara. Quindi sicuramente tutti gli oggetti preziosi della tomba 55 sono stati portati nella tomba di Tutankhamon. Comunque ritorniamo a quello che dicevamo, Tutankhamon e Delie riportano Akhenaton nella sua tomba e decidono di mettere Semenkara sempre con la posizione, un braccio sul petto e l'altro lungo la croce, sempre le pareti spoglie, e diciamo alla fine mettono una doppia barriera, cioè due mura, volendo far chiaramente capire che non è che volevano impedire a dei profanatori di tomba di entrare nella tomba 55, ma volevano impedire all'abitatore, all'abitante della tomba 55 di uscire dalla tomba 55. Come dicevo prima, quando venivano tolti tutti gli arredi sacri, tutti gli arredi preziosi, le raffigurazioni, le decorazioni sulle pareti, si impediva al morto di avere influenza sui vivi, quindi non poteva nuocere alle persone che stavano sulla terra. Però non era stata distrutta la mummia e non era stata distrutta la tomba, quindi non si era potuto distruggere anche lo spirito. Lo spirito del faraone morto. E questo perché? Appunto per imprigionare l'entità che si era impossessata di questo faraone, cioè Sekhmet. E quindi ecco la doppia barriera. Ma non bastava. A questo punto, ecco il motivo per cui stava a 13 metri di fronte, c'era la tomba 55, doppia parete di barriera di mura, a 13 metri la tomba di Tutankhamon. Perché, secondo appunto sempre le credenze degli antichi egizi, un faraone che era una divinità, solo una divinità poteva bloccare, poteva contrastare un'altra divinità. E Tutankhamon, in quanto rappresentazione, in quanto personificazione di Ra Amon, era l'unico che poteva tenere, diciamo, bloccata, diciamo, fermo e non fargli nuocere, soprattutto allo spirito dell'abitatore della tomba 55. Questo, diciamo, potrebbe essere il motivo e la spiegazione di tutta questa macabra messa in opera di questa tomba 55, e per di più questo ci viene confermato anche dal fatto che il faraone della dinastia successiva, Aremab, che era anche lui un generale, questo Aremab, praticamente come dicevo prima, ha fatto di tutto per distruggere tutte le statue e tutte le immagini dei quattro faraoni della XVIII dinastia, cioè gli ultimi quattro della XVIII dinastia, cioè Akhenaton, Semenkara, Akhenaton ed Elie. Ma la tomba di l'immagine e i cartigli Tutankhamon non li ha toccati, perché Tutankhamon gli faceva ciò, gli era utile, perché stava a protezione della famosa tomba 55, anzi per maggior sicurezza si preoccupò di interrarla ancora meglio, di proteggerla ancora meglio tutte le tombe, quindi bloccarsi la tomba 55, la malvagia Thea Sekhmet, e proteggere nella tomba di fronte a 13 metri la tomba, diciamo, del protettore, quanto di personificazione di Ra, Tutankhamon.
E questa, diciamo, era la ragione per la quale alla fine si era deciso di interrarla e di non distruggere come era stato fatto per gli altri, perché non abbiamo immagini, tranne poche che sono sfuggite di Akhenaton, di Sardegna, Semelkana, di Eni, pochissime di Tutankhamon, però queste due tombe erano state preservate perché una doveva controllare l'altra. Quindi questo era, diciamo, il motivo principale. Un'ultima cosa importante da dire, che la città di Akhenaten viene così chiamata perché appunto prende il nome da Akhenaton, dio Aton, ma soprattutto adesso viene chiamata la città di Elamarna. Perché Elamarna? Tel Elamarna, perché praticamente la zona, questa collina in cui si trova questa città ormai distrutta, si chiama appunto Elamarna. E questi quattro faraoni di cui abbiamo parlato stasera sono appunto definiti come i faraoni di Elamarna. E diciamo, la spiegazione, il mistero di questa tomba 55 può risiedere solamente in una qualcosa, se non proprio questo, in qualcosa di simile, perché non ci sarebbero sennò altre spiegazioni di un coinvolgimento così totale nella vita dell'antico Egitto. Scusatemi se sono stato un poco pesantuccio, perché chiaramente l'argomento era abbastanza complesso, c'erano parecchi nomi, quindi so che magari poteva questi nomi, tutti questi particolari, ho cercato di omettere qualche cosa che poteva essere troppo complicato o difficile da ricordare, però ho cercato di dare un'idea sommaria di quello che poteva essere successo a questa famosa tomba 55 dell'Antico Egitto. Grazie.